Mamma mia. Eccola qua, zucchero a velo. Torta di mele cotta all'interno di una padella per chi non può utilizzare il forno. Ricetta super facile, seguila anche tu. Andiamo a vedere però come si fa. Oggi ci facciamo una bella torta di mele in padella. Non avete il forno? Il forno si è rotto? La soluzione ce l'ho io. Andiamo a vedere. Ci serve una bella mela. Togliamo il bollino di garanzia o il marchio, insomma. Tagliamo a metà la mela e iniziamo a fare degli spicchi. Così, uno, due, ovviamente la mela è lavata, così, più sottili, un po' più doppi, fate voi come, insomma, come meglio vi piace. Una volta che l'abbiamo fatti, li andiamo a mettere a raggiera, così, all'interno della padella. Così, mi raccomando, eh. Fate così in modo che quando poi andiamo a chiudere viene un bel disegnino. Così. Mi raccomando, pulite prima la mela così e poi continuate. Ci vorranno giusto una mela e mezza, vedete voi, insomma. Più è grande la padella, più mele ci vogliono. Ovviamente questa verrà una torta super buona, mi raccomando. La dovete fare e mi dovete far sapere. Dallo zucchero totale ci prendiamo una manciatina. E ce lo buttiamo così sopra, una spolveratina, e vado anche a mettere un pizzico di cannella. Questa è facoltativa, sta a chi piace, a chi non piace. Così, guardate un po', a pioggia, poco poco. Ok, io lo metto proprio per profumo, perché a me mi piace assai. Adesso è avanzata mezza, un quarto di mela. Andiamo a tagliarla a cubetti. Facciamo delle fette un po' più grandi e li andiamo a creare dei cubettini, poiché io questi cubettini li vado a mettere all'interno del composto finale. Così, guardate a me, creiamo dei piccoli cubettini, piccoli piccoli, che si andranno a sciogliere all'interno dell'impasto. Così, devono essere belli piccolini. Quindi fate un taglio grande in modo che riuscite poi a tagliare. Così. Due uova fresche e una scodella. Andiamo a metterle all'interno della scodella. Uno. E andiamo a mettere il secondo, così. Adesso, pausa e ci laviamo le mani. Perfetto, andiamo a mettere all'interno zucchero, così. Mettiamo una punta di pasta di vaniglia, voi sapete utilizzo questa qui in tubetto che si conserva meglio, non si rovina. Sbattitore alle mani e montiamo il tutto. Montiamo per un paio di minuti, Ecco qua, guardate qua, composto fatto. È molto schiumoso, deve essere così. Ci andiamo a mettere all'interno burro sciolto, burro fuso oppure olio di semi, insomma quello che avete in questo caso. Mele tagliate a cubettini che già abbiamo tagliato prima. Ovviamente io non le ho messe sotto limone perché ho fatto subito, ma se voi credete di metterci più tempo, mettetele sotto limone con una spruzzata di limone, così non anneriscono e non vanno male. Andiamo a mettere adesso latte fresco. Così, one shot. Diamo una mescolata. Se volete un altro pizzico di cannella, ma un pizzico io ce lo metto. Poco poco. A posto. Questo è opzionale, se vi piace o non vi piace. Mi raccomando, non è un obbligo. Poi andiamo a mettere la farina a pioggia. Ne mettiamo prima una metà. Prima di andare avanti, mi raccomando, prendete una bustina di lievito per dolci. Qualsiasi marca, va bene, non fate caso a quella che uso io. Così, una intera e mescoliamo così. Prima mescoliamo con una leccapentole e poi andiamo con lo sbattitore elettrico, sempre per non formare grumi. Così e girate. Guardate qua, così non si formeranno mai grumi. E mettiamo tutto insieme. Prendetela bene dai lati. Adesso vi fermate. E andiamo con lo sbattitore elettrico, vai! Che profumo! Mamma mia, che delizia! Buono! Mi raccomando, non vi mangiate il composto prima di cuocerlo! Allora, adesso che facciamo? Padella alla mano e ci versiamo il composto all'interno. Mettiamo così tutto sulla superficie. Che profumo! Ovviamente questa ricetta è leggermente differente da quella lì che feci.
al forno, ma il risultato è lo stesso, è buona proprio allo stesso modo. Questa qui è senza cottura al forno, ma in padella. Eccoci qua, siamo sul fuoco. Accendiamo a fuoco basso, medio basso. Ovviamente più basso è meglio è. Mi raccomando, andiamola a cuocere per 30-35 minuti. Mentre si cuoce, andiamo a girare piano piano in questo modo qui, in senso orario o antiorario, la stessa cosa, in modo che si cuoce con uniformità. Io metto il coperchio e ci vediamo fra 30-35 minuti. Ciao! Eccoci qua! Allora, sono passati 30 minuti, tolgo il coperchio, guardate qua. Deve essere proprio in questo stato qui, guardate qua, sotto anche se è cotta, non deve più appiccicare. Adesso la masulo girà. Eccola qua, girata al contrario. Ovviamente non ve l'ho fatto vedere perché ci voleva tempo, stavo anche da solo, quindi me la sono girata con calma. Però eccola qua, guardate quanto è bella, guardate che spettacolo. Adesso zucchero a velo, andiamocela a mettere. Eccola qua, zucchero a velo. Non ne mettiamo tantissimo perché voglio che si veda la bellezza di questa torta. Mamma mia. Assaggiamola. È buona veramente. Blada fa.